Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati dal vostro Little Dumpy. Oggi siamo ritornati con la serie di Kirby Incubo nella Terra dei Sogni. Ok, prima di iniziare con il video vi invito a iscrivervi al mio canale, lasciare like se la serie vi piace, commentare e anche di seguirmi sui miei vari social come per esempio Twitter, Instagram, che trovate tutto quanto in descrizione come al solito, e farmi delle domande sul mio profilo Ask. Ok, iniziamo con il livello 1 del mondo 3, Palazzo di Burro, che è un palazzo di burro, quindi andremo in alto? Più o meno, sì. Ok, ce l'ho fatta. Oh, GG! GG per me no. Vabbè, avete visto che se riesco a prenderla... No, curazze. Vabbè, se prendete due abilità diverse, se non sbaglio, così... Potete fare un'abilità random, in questo caso l'abilità schianto, che però voglio farvi vedere un altro giorno, quindi prendiamo l'abilità roccia, se riusciamo. Abilità roccia, abilità abbastanza buona. E avete questo bellissimo cappellino prima, nei nuovi Kirby c'è Kirby quello con il cappellino tipo con le corna, però non è che sia il massimo per questo boss. Ok, adesso ci vorrà tipo un'eternità. No, invece. Dammi l'abilità urla. Stavo dicendo, l'abilità pietra è abbastanza buona per essere invincibili, ma non fa granché di danno. Essendo che è un'abilità corpo a corpo, tipo. Via, brontotottero. Ah, ok. Come un pulsante. Come si farà mai a prenderlo? Non mi ricordo, dai, se lo sei sincero. Poi troveremo il modo. Qua sotto che c'è? Ok, forse ho trovato il modo. Qua sotto? Vediamo un po'. Eh sì, si trova qua sotto il modo. Ah, finalmente il primo segretuccio l'abbiamo trovato. Andiamo. Vai. Concerto. Ah, abbiamo già finito. GG. Secondo posto, 5.000 punti inutili, come al solito. Pam! L'arena la facciamo come al solito dopo il boss. Cioè, prima del boss. Sempre sta voce stridula, come nello scorso video. Ah, i maiali! Ma perché devo farmi così tanto? Non lo so. Ok, ah, come avete visto, sparano le stelline. Io come me la prendo, sto coso? Via, ce l'ho fatta. Allora, ok, vediamo un po' se riusciamo... No. L'altra volta ce l'ho fatta. Oggi no, però. Non ha nessuna abilità quel coso. Non l'abilità bomba, magari. Non c'è neanche l'abilità bomba in questo gioco. Uccelli. Me li mangio a colazione. Che brutta frase. Ah, i mitici scarfi. E quando te li... Quando cerchi di risucchiarli diventano dei mostri. Esplodono in faccia. Abilità a raggio. Preferisco. All'abilità lama, anche se è forte, come ho già detto molte volte. Sì, invece gli scanfi volevo dirvi che in alcuni giochi di Kirby, tipo 1, danno l'abilità bomba se usati con... se copiati con l'abilità di copia. Che si chiama infatti copia, l'abilità copia. Di Kirby Superstar e Superstar Ultra. Oddio. Non la voglio la verità roccia, dai. È inutile. Cioè, poi potrebbe servire, per l'amor del cielo. Però, elettro, visto lì sopra. Anche spina potrebbe andare bene. Abilità random? Meglio, spada. Ok. Ah, eccola qua, spada. E ti risucchio. Andiamo qua. Che c'è qua? Ah, rotaccio, serve. Uno, due, tre, quattro, via. Gimme the abilità ruota. The wheel ability. Tanto, mentre sto registrando, per me è finita la scuola, quindi... GG per me. E per voi dovrebbe essere finita anche prima, non lo so. Poi dipende se è andata alle medie, alle superiori, io vado già al liceo. E finita adesso, cioè oggi.
Oh my god, abilità ghiaccio. Ok, questa qua è diversa dall'abilità gelo. Io. Ok. Mi ricordavo che si dovesse fare tipo una cosa. Si doveva fare una cosa del genere. L'abilità ghiaccio è diversa dall'abilità gelo. Perché l'abilità gelo fa tipo lava di ghiaccio. E te la danno soltanto i Chilli e i Dabadabagos. I cosi, le foche boss. Invece i pinguini ti danno l'abilità ghiaccio, che è l'abilità fuoco che invece congela. Ah, l'abilità che volevo farvi vedere prima. Madonna santa. No, adesso ci vuole 2 ore prima. Questo è Buggy, adesso non mi ricordo come si chiama. E dall'abilità lo non l'ho tratto, come si chiama? E schianto. Bugsy si chiama lui. Non dà l'abilità Scarabeo come potrebbe essere intuibile, ma dà l'abilità schianto che vedremo se riesco a farmi coraggio a ammazzarlo sto coso. Ok, no. Pensavo di averlo ammazzato. Adesso farà il suplex. No? No. Raga, devo stare 1000 ore contro sto coso. Sto scarafaggione. Oh. Abilità schianto. Che è tipo l'abilità wrestler di Kirby Superstar. Fagli schianti, che devo dirvi. Abilità molto carina, mi piace. Solo che per i boss è inutile. Perché se non ci sono cose è completamente inutile. Perché dovete prendere i nemici, potete mandarli indietro, mandarli giù. Oddio. E nient'altro, cioè. Invece in Kirby Adventure, che è quello normale, la funzione di schianto era molto brutta. Perché era tipo un risucchio e basta. Quel coso lo lasciamo lì. Vediamo un po' che posto facciamo. Secondo posto. 5000 punti come sempre. E poi c'è un'altra abilità che è molto simile a questa, allo schianto, che è l'abilità lancio. Che poi spero di farvi vedere un giorno poi. Spero che sia in questo mondo almeno. Faccio vedere sia l'abilità. Ok? L'abilità schianto che l'abilità lancio nello stesso video. Ecco. Per questo non dovete usare mai l'abilità schianto, perché se cliccate male qualcosa siete fregati. Abilità spada, please, entra nel mio stomaco. Entrami nello stomaco. Sì, inutile te. Cioè, per l'amor del cielo, non sei inutile, però adesso sì. Schivato proprio pelo pelo. Meteora. Prendiamola se serve. Non c'è tipo un segreto che da poco apre anche la porta qua. Andiamo qua. Vediamo un po'. Speriamo che sia la cosa giusta. Ah no, oddio. Allora, prendiamo la vita ghiaccio che. Non la prendiamo, prendiamo la vita spina. Ah, sto livello. Adesso me lo ricordo. Dovrei portarvi tipo in cose parallele. Sì, infatti. E mi ricordo che qua c'era la porta segreta. Ora lì sopra. Continuiamo qua. No, qua c'è il Masking Tomato. E andiamo da tutte quante le porte, raga. Non mi ricordo dove era il pulsante. Qua sopra, no. Qua c'è il pulsante? No, qua c'è la fine del livello. Qua c'è il pulsante. No. Boh, raga, è rimasto solo questo. No, neanche. Dove porta questo? No, non c'è nessun pulsante. Credevo ci fosse un pulsante. Poi se mai facciamo a fine livello, a fine mondo, vabbè. A fine mondo andiamo a vedere se effettivamente c'è o non c'è un pulsante segreto qua. Perché poi non si aprirà la porta. Se non c'è. Riesco a muovermi almeno una volta? Sì, ok, qua. No. Sono andato prima. Qua sopra e qua l'uscita, perché non esco? Usciamo. Sempre posto 2. Posto 2 forever, vediamo un po'. Ok, niente. Pulsante, qua che c'è?
Super K, serio. Vabbè, lo prendo tanto per nel dubbio, però non penso servi. Ok, livello 4. Non c'è niente, prendiamo la stella warp. Potevano fare un'altra sezione, che potevo anche andare su con la Super K. Ok. Oddio, no. Tanto qua c'è grandi salti, qua grandi botte, che mi faceva piacere farvelo sapere. Ok, meglio usare la nostra abilità di aspirare. Tanto non danno nulla a questi nemici. Neanche non sono abilità spada. Tu, tizio con l'ascia, muori. Ok, via. Spada, perché non esiste l'abilità spazzino, l'abilità parasole adesso no grazie, e serviva l'abilità parasole perché tanto, oddio, ma sintometo non serviva l'abilità parasole, strano, mi sembrava di sì. Fine livello, posto 1, finalmente una vita. Poiché ne perdo tante, una vita fa sempre piacere. Allora, c'è questo coso qua, che non è un'arena, ma è un altro minigioco, e il livello 5. Subito così, tanto ammazziamo sto coso. Abbiamo subito il bonbon, prendiamolo. Ma a che serve, decisamente? Meglio l'abilità elettro che ghiaccio, tanto sono simili. Ok, però se la perdiamo non è il massimo. Ah, bonkers, eh? Lanciaci una nocciolina. No, cosa fa? Ci fa le martellate. Ok, grazie per la noce. Stavo per mancarlo. Qua basta che io faccia così in teoria. E GG. Ok, abilità martello, una delle abilità più belle e più forti del gioco, perché fanno danni. E poco pratica, cioè, perché non fa danno ad aria. Io preferisco le abilità, quelle che sparano, a quelle corpo a corpo. Corpo a corpo, ma vabbè. Posto 2, indovino. Scommetto. No, posto 1. Buono. Anzi, buonissimo. Adesso il boss. Ah no, c'è ancora. Pensavo che ci fosse il boss già. Invece no. Serve l'abilità laser. Oddio, la prendo. Se riesco, naturalmente, eh. Presa, sperando che serva perché. Sì, cioè, è all'incirca. Allora, così dovrebbe darci questo che è inutile, però. Potrebbe servirci. Poteva servirci. Via, via. Ah, ok. Bam. Ok. Che strane queste scale. Ah, la rana d'oro c'è. Cioè. La rana d'oro. Mi sono fatto prendere danno. Non lo voglio, l'abilità laser, via. Piccioni. Passiamo da sotto. Ecco. Meglio di non passare da sotto, guardate. Faccio direttamente così. Dov'è la porta? Qua. Ok, qua. Abilità spada. Spadin. Lasciamoci la verità spada adesso. Poi dopo prendiamo la gelo. Oddio, aspettate. Com'era così? Ok. Pulsante. Che ci sblocca un minigioco. Però almeno per il 100%. Prendiamoci la verità a gelo. Se non sbaglio, il prossimo boss.
quello il boss del mondo. Dovrebbe essere lololalala. Ecco, ci siamo congelati pure. Oh lololalala. O se no, la talpa, una roba del genere. Poi vediamo. Congelato? No. Ok, adesso non ci sono problemi. Oddio. Oddio, non vedo nulla. Come farò mai adesso? Tanto. Abbiamo l'abilità luce. Che scommettete, sapete cosa fa? Fa luce. Ah, quanto è inutile sta abilità. One of the most inutile. Perché devo parlare in inglese? Una delle abilità più inutili al mondo di Kirby, nel mondo di Kirby. Tenetevi l'abilità. Non fa nemmeno danno, non so, tipo, poteva far danno? No. Quindi, forse serviva. Sì, serviva l'abilità Super K. Ok. Schiva, basta schivare queste cose. Non fa neanche danno, quindi entra nella mia top 10 abilità inutile. Ah, fatto bene. Dai, prendiamocela. Super K. Qua? Sì. Cioè no, è meglio la vita, però vabbè. No, finiamo con l'abilità Super K. Ci metterò i secoli per sconfiggere. Tanto lì c'è il coso. Il boss, quello della. Di questa arena, ecco, ce l'ho fatta. Chi è? Oddio. Ah no, raga, ho capito chi è. Adesso mi sono ricordato. Allora è meglio che. Ci teniamo l'abilità Super K. Ho capito adesso chi è. Però se mi dessi. Dessi. Si dice, sì. Se mi dessi i tuoi figli, perché sì, sono i suoi figli, io potrei. Non ti risucchio neanche, guarda, lo taccio. E il boss serve l'abilità Super K. Perché mi sono ricordato chi è. Super K, Super K, Supereroe, come volete chiamarla voi. Ah, potete farlo soltanto una volta, eh. Non possiamo farlo tipo due volte, tre volte, perché poi si intromette, si interrompe. E il boss di quest'area è. Non è Craco, è solo Mister Sole e Mister Luna. Pensavo fosse Craco. Madonna santa. Abilità fuoco. Molto. E morti. Ma io ho difficoltà nei livelli normali e nei boss no. Cioè, dipende poi. Però vabbè. Shattro. E siamo arrivati al livello 4. Qua c'è Craco, ne sono sicuro che qua c'è Craco. Ok, nel prossimo episodio di Kirby, Incubo della Terra dei Sogni, guarderemo, cioè giocheremo il livello 4, Giardino delle Nubi. Quanto è bello fare così. E vabbè, io vi saluto, spero che vi sia piaciuto. Vi ho già detto quanto già come all'inizio, bla 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 bla. E ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!